È un allarme forte quello che viene lanciato da Confartigianato. Più della metà dei pensionati in provincia di Arezzo non arriva a 1000 euro e l'inflazione picchia duro. In provincia di Arezzo sono circa 114.000 pensionati, di questi 62.000 sono al di sotto delle 1000 euro, la media è 952 euro a pensione. La provincia di Arezzo detiene il primato a livello toscano dei pensionati, 34 cittadini su 100 lo sono. La maggior parte delle pensioni, che sono sotto i 1000 euro, sono pensioni minime, quindi poco più di 500 euro al mese. La maggior parte delle persone penalizzate con le pensioni sono donne. E quindi molte persone, che magari sole, si ritrovano a vivere con 530 euro e magari 100-200 euro di pensione di reversibilità dei mariti. Quindi la situazione è veramente, veramente drammatica. Facciamo dei mercatini per la raccolta fondi, prendiamo le donazioni e paghiamo tantissime bollette, luce, acqua, gas. E qualche volta diamo anche dei soldi per comprare e mangiare. Quindi io ho voluto soltanto mettere in evidenza questi dati, perché la politica, specie in questo momento di elezioni e di campagna elettorale balneare, diciamo così, si svegli e non si limitino solo a fare le promesse, le solite promesse. Adesso qualcuno ha già tirato fuori il discorso di 1000 euro il mese per i pensionati. Io non so chi vincerà, ma chi vincerà si deve ricordare che le promesse poi vanno mantenute.